Ho il piacere di ritrovare in collegamento Skype con noi per un nuovo appuntamento di Tra le righe, una cara amica di Padre Pio TV, Paola Libanoro, che saluto e ringrazio per essere con noi questa settimana a Tra le righe. Ciao Paola, bentrovata. Ciao, grazie anche a te, buongiorno a tutti. Allora, tu sei insegnante in un liceo nella provincia di Torino, sei psicologa, pedagogista, hai scritto numerosi libri, sei sposata con Felice e insieme siete operatori di pastorale familiare, siete stati responsabili nazionale di incontro matrimoniale e da poco siete responsabili europei di incontro matrimoniale. Quindi chi meglio di te può portarci, come dire, alla scoperta dei cinque sensi dell'amore, così come si intitola questo libro, edito da Fatà editrice. Io partirei subito da una domanda, Paola. Un libro che nasce con quale scopo, con quale obiettivo? Allora, guarda, nella storia mente e corpo sono sempre stati esaltati e demonizzati a fasi alterne. In questo momento sembra per certi aspetti che il corpo sia valorizzato, pensiamo ai tatuaggi, ai piercing, all'importanza che si dà, ma si parla anche di intelligenza artificiale, quindi si dà anche molta importanza alla mente. Però la nostra impressione, così lavorando con le coppie a contatto con le persone tutti i giorni, è che si usi poco il nostro corpo, cioè lo si metta molto in mostra, ma non lo si conosca e non lo si utilizza. In realtà i cinque sensi del nostro corpo sono quelli che ci danno la possibilità di entrare in contatto con il mondo, cioè senza vista, senza udito, senza olfatto, gusto e tatto. Noi non potremmo conoscere, non potremmo comunicare, non potremmo lavorare e soprattutto non potremmo amare. Ed è anche questo è il titolo, no? I cinque sensi dell'amore. Perché dai sensi arrivano le percezioni e quelle percezioni che ci permettono appunto di scoprire la realtà, di scoprire il mondo. Noi abbiamo un po' così avuto la sensazione che oggi le persone e i bambini in particolare abbiano grandi occhi, sono sempre al computer, ai videogiochi, sul cellulare e orecchie sproporzionate. Pensiamo a quante cuffiette virtuali, ai wifi utilizziamo, ma magari non siamo poi capaci di ascoltare un rumore che c'è nella stanza o se andiamo a fare una passeggiata nel bosco. Quindi un po' da queste riflessioni, da questo uso e maluso del nostro corpo abbiamo un po' interrogato le scienze mediche, le scienze psicologiche, sociologiche e anche un po' la teologia per scoprire che cosa il mondo dice e pensa dei sensi. Ecco, quindi anche alla luce di quello che ci hai appena detto, per questo motivo i sensi sono così importanti, i cinque sensi sono così importanti, così fondamentali. Certo, perché allora noi pensiamo che per dialogare serva la voce, come stiamo facendo adesso, eh? Ma in realtà io dialogo anche con le mie mani, muovo le mani, dialogo con il corpo, con la posizione del mio corpo, anche con il look, ma pensiamo anche al tatto, al gusto. Allora, se io voglio per esempio esprimere simpatia ad una persona, posso dirglielo e quindi uso la voce e l'udito, ma posso anche enfatizzare l'espressione del mio viso e quindi è importante la vista. Posso abbracciare una persona e quindi uso il tatto. Posso regalarle un profumo che so che ama particolarmente o dei fiori, oppure posso invitarla a cena o a prendere un caffè. Quindi, nel mio modo di dire a una persona che provo simpatia per lui, per lei, io uso tutti e cinque i sensi. Poi è anche vero che ognuno di noi un po' preferisce un senso. Per esempio, ci sono quelli che prediligono la vista. Allora, se vanno al mare, ti raccontano che hanno visto un cielo azzurro, una sabbia dorata, il bianco delle vele. E queste sono le persone che soprattutto pensano ai canoni estetici un po' della vita e che amano che tutto all'apparenza vada bene e vogliono e cercano la verità.
Poi ci sono invece quelli che prediligono l'udito, allora se vanno al mare raccontano che hanno sentito il rumore delle onde, il verso dei gabbiani, e magari una sirena di una nave in partenza. Ecco, queste persone sono quelle che amano un po', le attività sociali, quelle che hanno un orecchio musicale, quelle che sono portate per le lingue, quelle che entrano facilmente in comunicazione con le persone. Poi, non so, pensiamo al tatto. Ecco, le persone poi si dividono un po' in tre categorie: coloro che sono detti visual, che prediligono la vista, coloro che sono detti auditori, che prediligono l'udito, e poi i cinestesici. Ecco, le statistiche ci dicono che il 55% delle persone sono visivi, quindi noi utilizziamo prevalentemente la vista, e il restante 45% si divide più o meno a metà tra coloro che sono uditivi e coloro che sono cinestesici. Ecco Paola, una curiosità, nei rapporti personali e sentimentali c'è uno di questi cinque sensi più importante dell'altro? Certamente, allora se noi andiamo un po' a scomodare i greci e Aristotele, ecco, lui nel De Anima dice proprio che il senso più importante è quello della vista. E come ho detto prima, la maggior parte delle persone sono visive. Ma pensiamo a quanti modi anche di dire che noi abbiamo sulla vista. Per esempio, si dice perdere il lume della ragione. Oppure non vedo chiaro in questa situazione, oppure ho bisogno di schiarirmi le idee. Ecco, quindi utilizziamo anche delle metafore, soprattutto delle metafore visive. Se poi riflettiamo sulle abitudini di oggi, pensiamo ai selfie, a come è facile oggi fare un selfie, non ho bisogno di nessuno. Prendo il cellulare, vedo la mia foto. Una volta si chiedeva al passante se ci faceva una È foto, vero. adesso non è più necessario, no? È vero. E poi dovevamo portare il rullino a sviluppare, aspettavamo, invece il selfie lo vediamo subito e poi immediatamente lo postiamo e nel giro di pochi secondi tutto il mondo vede la nostra immagine, mentre una volta serviva più tempo. Siamo un'immagine, una società visiva, quindi sicuramente la vista è al primo posto. Subito dopo viene l'udito, perché siamo sommersi da suoni, da rumori, si parla anche di inquinamento acustico, ma abbiamo sviluppato una capacità, quella che viene chiamato l'effetto party, cioè in mezzo a tanti rumori noi riusciamo per esempio a percepire il nostro nome se viene pronunciato, mentre tanti altri rumori non li consideriamo e quindi sentiamo le persone parlare, ma non diamo importanza a quello che dicono. Il mondo anglosassone per parlare dell'ascolto usa un acronimo, loro amano molto gli acronimi, che è RASA, RASA, e che sta per ricevere, apprezzare, riassumere, summarize, e chiedere. In realtà, questa parola è una parola sanscrita che significa succo, essenza. E quindi mi è piaciuto mettere questo esempio, questa riflessione nel libro per dire che con l'udito e con queste quattro attività importanti per ascoltare, noi possiamo arrivare al succo della comunicazione, al succo delle cose. E mi piace anche ricordare una frase di Papa Francesco che dice: a volte è più comodo comportarsi da sordi e isolarsi da tutti. È così semplice sostituire l'ascolto con la mail, con i messaggi, con le chat, e in questo modo priviamo noi stessi dei volti, degli sguardi e degli abbracci. Ecco, questa è un'altra cosa importante. In questo modo noi tagliamo i rapporti con le persone. Al terzo posto vi è poi il tatto. Se noi ci pensiamo, è
Nell'età adulta è al terzo posto, ma nei bambini è al primo. I Esatto. bambini hanno bisogno del contatto fisico, hanno bisogno di essere toccati, accarezzati, coccolati e se non ce l'hanno, anche il loro sviluppo psicofisico, può avere delle difficoltà. Pensiamo a tutti i giochi tattili, ai libri tattili che oggi si stanno facendo, per i bambini, e quindi è sicuramente un senso molto importante. Oggi noi abbiamo, dei giovani che vengono definiti la generazione touch. Ecco, quello però non è proprio un toccare, quello è uno sfiorare e quindi non è sempre positivo perché a volte anziché prendere la situazione in mano, un altro modo di dire, sfioriamo e quindi non entriamo bene nelle questioni della vita. Avrei un, Dietro. sì, purtroppo avrei anche un'altra domanda, però il tempo, come sempre, è poco quando si tratta di questi argomenti. Quindi a questo punto, Paola, io consiglio ai nostri amici telespettatori questo testo, che è utile sia per la preparazione degli incontri per le coppie, ma anche per chiunque voglia amare pienamente utilizzando al meglio i cinque sensi. È davvero un libro ricco, ricchissimo, oserei dire, di spunti di riflessione. Quindi lo rimando, lo consiglio vivamente ai nostri telespettatori, edito da Effata Editrice, I cinque sensi dell'amore a cura di Paola Libanoro Ranieri, che ringraziamo davvero di cuore per essere stata con noi e ti strappo una promessa. Vorrei che rimanessi con noi anche per la prossima puntata perché c'è un altro libro interessantissimo che hai scritto e del quale mi piacerebbe parlarne insieme. Grazie Paola. Grazie, ciao, buongiorno a tutti.